L'esercito tedesco. 12 settembre 1943. Il colonnello Scholl, rabbioso per la resistenza opposta ai suoi uomini, ordina lo stato d'assedio e minaccia. Ogni soldato germanico ferito o trucidato verrà rivendicato 100 volte. Le truppe tedesche fucilano 4 persone sulla scalinata della borsa a Piazza Bovio. Lo stesso giorno viene trucidato un marinaio sulle scale dell'università. La folla è costretta ad assistere all'esecuzione esemplare voluta dal colonnello Scholl. La gente che era stata, si era fermata per seguire inorridita questo episodio, fu costretta, questo è un episodio che è rimasto celebre, ma è vero però, io ci ho assistito, fu costretta ad applaudire il cadavere di questo ragazzo in divisa bianca da marinaio, divisa estiva da marinaio, questa folla terrorizzata, mentre il giornale Luce tedesco girava questa scena atroce. Bisognava simulare un entusiasmo delirante per questo episodio atroce. Il 20 settembre, inglesi e americani si sono ricongiunti e marciano verso Napoli. 2 giorni dopo, Scholl fa diffondere un altro bando, quello del servizio obbligatorio. Tutti gli uomini dai 18 ai 33 anni devono mettersi a disposizione delle autorità tedesche per essere avviati al lavoro coatto in Germania. Su 30.000 napoletani attesi si presentano solo in 150. Per il colonnello Scholl è un vero e proprio atto di sabotaggio. La risposta tedesca sono i rastrellamenti. Casa per casa, i soldati fermano migliaia di uomini e ragazzi. I tedeschi, per evitare che ci stavano uomini nelle zone, hanno fatto in modo da prenderli e deportarli. Allora, perché si sapeva, diciamo, questa notizia? Mio padre che teneva questo mio fratello ancora che ci stava, hanno preso la barca, perché mio padre faceva il pescatore, teneva le barche e con la barca se ne sono scappati a Capri. . 24 settembre. Per la prima volta le navi americane fanno la loro comparsa al largo di Capri. I tedeschi si preparano a lasciare Napoli, non prima di aver ordinato lo sgombero della fascia costiera per una profondità di 300 metri. Abbiamo dovuto scappare, perché siccome loro prevedevano uno sbarco degli alleati, allora il comando tedesco invitò la popolazione di allontanarsi dalla costiera. E avremmo dovuto scappare, perché noi abitavamo proprio dove c'è il Villamare. La città è segnata da una lunga scia di sangue. Le truppe tedesche uccidono indiscriminatamente uomini e donne, vecchi e giovani. Giacomo Lettieri viene fucilato assieme ad altri 4 giovani. Ha solo 15 anni. 27 settembre. Il colonnello Scholl ordina una grande retata. Più di 8.000 napoletani vengono rastrellati per essere deportati in Germania. È il preludio della rivolta, che fa il suo debutto all'alba del 28 settembre 1943. La scintilla scoppia al Vomero, il quartiere collinare, alla masseria Pagliarone, dove è arrivata la notizia che gli americani sono alle porte di Napoli. Ognuno stava per farti su, perché gli tenevo paura, per esempio, per essere dei tedeschi, allora erano tutti quanti assieme, gli ci chiesi se pigliano, allora non stava una parte, non stava nata. Poi arrivava qualche capo glorioso, come quel famoso Trippitella, che venne nel Pagliarone e disse: ragazzi, gli alleati nel porto di Napoli sono sbarcati, e gli alleati arrivano dopo 6 giorni. Un gruppo di napoletani assalta un autocarro e uccide un soldato tedesco. La reazione è immediata.
vengono fucilati 6 napoletani, tra cui una ragazzina di 15 anni. A piazza Vanvitelli e nelle strade centrali del Vomero, i conflitti a fuoco si succedono. Numerosi mezzi della Wehrmacht sono attaccati con le armi rubate agli arsenali militari, tra cui il forte di Sant'Elmo. Allora ci incamminammo, siamo andati là sopra e nello spazio di 2-3 ore abbiamo portato via 25 fucili, un fucile mitragliatore, una ventina di pistole. La reazione tedesca però non si fa attendere. 47 ostaggi vengono rinchiusi nel campo sportivo Littorio, al Vomero. La rivolta si estende rapidamente a molte altre zone di Napoli. La Sanità, il Vasto, Salvator Rosa, Capodimonte, Monte Calvario, Ponticelli, Poggio Reale. Gruppi di giovani cominciano a girare armati per i loro quartieri. Si appostano sui terrazzi e cominciano a sparare. Nel pomeriggio si alzano le prime barricate contro i mezzi cingolati tedeschi. A via Santa Teresa, al museo, viene rovesciato un tram per impedire il passaggio dei panzer in risalita verso Capodimonte. A Mater Dei si combatte per impedire i saccheggi dei nazisti. Armati dalla locale caserma dei carabinieri, molti napoletani costringono gli uomini di Scholl ad abbandonare una fabbrica di scarpe militari. In quell'occasione si distingue per coraggio la giovane Maddalena Cerasuolo. Io non avevo un'arma. Cioè, dico, come faccio? Aveva una rivoltella quella là e si mette nei proiettili, come si chiama? Dentro quella rotella. Allora un ragazzo dice, la vuoi l'arma? Vieni su, ti dammela. Al Vomero si spara tra via Scarlatti, via Luca Giordano e via Cimarosa e si costituisce un fronte rivoluzionario comandato dal professor Antonino Tarsia in Curia. Il quartier generale è al liceo San Nazzaro. Il 29 settembre, dopo una lunga notte di pioggia, l'alba vede gli insorti impegnati nel contrastare i tentativi tedeschi di minare gli edifici pubblici, i monumenti e le sedi dei servizi assistenziali. In tarda mattinata, un disperato tentativo di forzare i blocchi sulla salita del Moiarello provoca una strage. I tedeschi sparano all'impazzata contro case e barricate. A Piazza Dante, un edificio crolla seppellendo un'intera famiglia. Gli scontri non risparmiano nemmeno gli scugnizzi. Gennaro Capuozzo, di 12 anni, muore affrontando a viso aperto un panzer lungo via Toledo. Sarà una delle medaglie d'oro alla memoria. Siamo usciti alle 4 di mattina per andare a prendere a Gennarina, una ragazza morta. Nel pomeriggio si conclude il dramma del campo sportivo del Vomero. Dopo ore di assedio e di dura battaglia, il maggiore Ugo Sagau, che comanda la guarnigione, è costretto a cedere alla pressione degli insorti. Gli ostaggi sono liberati. Il prezzo pagato dai napoletani è molto alto. I corpi dei caduti, tra le fila dei combattenti del Vomero, vengono trasportati al liceo San Nazzaro, dove è allestita una camera ardente. Settembre. È il giorno della resa dei conti. I tedeschi sono ormai in ritirata, ma non per questo meno determinati. Per tutto il giorno, alla masseria Pezzalonga, nella zona della Pigna, un gruppo di patrioti resiste eroicamente ad un accerchiamento nemico. Muore, tra gli altri, lo studente 18enne Adolfo Pansini, che faceva la spola tra il luogo degli scontri e il quartier generale del liceo. Ma questa volta gli alleati sono davvero alle porte di Napoli.
Al tramonto, il colonnello Scholl lascia la città in auto preceduto da due mezzi pesanti. Napoli può contare i suoi morti. Dalle prime schermaglie dell'11 settembre sono 646 i caduti sotto i colpi dei soldati tedeschi e dei cecchini fascisti. Agli scontri delle quattro giornate hanno partecipato attivamente più di 2000 insorti, civili per la maggior parte, costretti ad una guerra combattuta tra le mura di casa. Perché non ho partecipato alle quattro giornate? Non me lo sono mai chiesto questo fatto. So che mio marito voleva uscire e andare. Io ho detto, se vai tu, vado pure io. Ma io avevo due figli, non avevamo nessun appoggio. Forse ero egoista, non lo so. Il 1 ottobre, alle 9 del mattino, dopo molte esitazioni, le truppe alleate entrano in città. La gente esce dalle case e le accoglie tra gli applausi. D'un tratto sembra svanito l'incubo della distruzione e dell'annientamento. Ho incontrato gli inglesi in piazza Municipio. Queste autoblinde a piazza Municipio già distribuivano le prime caramelle, le scemo in gomma, che noi cercavamo, non per fare un discorso, i ragazzi hanno sempre chiesto. E successivamente dicevamo a queste piccole avanguardie di truppe che i combattimenti duravano ancora, perché arrivavano gente dal Vomero con delle macchine e dicevano: guardate che questi stanno andando via verso il Capolimonte, e lì stanno bombardando ancora, molta gente è ferita. Quindi vi portiamo noi, gli inglesi non ci muoviamo se non abbiamo ordini, e quindi non si mossero da queste autoblinde, prendendo i loro tè calmi e tranquilli. Poi invece arrivano gli americani un po' più alla Teddy Boys: dove stanno? A venire piccolo con me, mettere in macchina, su quelle famose Jeep, che per noi era una cosa meravigliosa. Io gli americani non li ho accolti con grande entusiasmo, dico la verità, pur avendo fatto le quattro giornate, pur volendo andare a combattere con i tedeschi, però gli americani per me erano sempre quelli, e lo sono tuttora, che hanno fatto dei bombardamenti che se ne poteva fare a meno. La prima sensazione è stata di gioia, di liberazione, quasi quasi di una specie di ebbrezza, che era finita l'angoscia, non che era arrivata la libertà, era finita l'angoscia. Potevamo uscire, potevamo non avere più la paura che la persona non tornasse a casa se era andata fuori. La città è a pezzi. Un terzo degli edifici è distrutto. Il porto è un ammasso di moli divelti, di gru schiantate, di navi affondate. L'energia elettrica manca dal 24 settembre, quando i tedeschi hanno fatto saltare le centrali. Il gas manca dal mese di luglio, ma è l'acqua il problema principale. I bombardamenti hanno distrutto le condutture e la gente la attinge dai tubi divelti. Quel periodo è stato abbastanza cruente per noi, per l'alimento specialmente. La situazione igienica è drammatica. Per combattere il tifo petecchiale, nato nella promiscuità dei ricoveri pubblici e diffusosi rapidamente in tutti gli strati della popolazione, gli americani lanciano una campagna di disinfestazione. È il DDT a salvare Napoli dall'epidemia di tifo, anche se i metodi messi in atto dai liberatori sono necessariamente un po' sbrigativi. Posti di disinfestazione sono istituiti in tutte le stazioni della metropolitana e della Cumana, negli ospedali cittadini, nelle scuole, nella stazione centrale. Più di 600.000 napoletani sono sottoposti allo spidocchiamento. È una vera e propria battaglia, ma un anno e mezzo dopo la guerra contro il tifo può dirsi vinta.